alberi cardanici per presa di forza, cosa sono, come funzionano e come trovi l'albero giusto per te. Ciao a tutti, sono Jim e in questo video ti racconterò tutto sugli alberi cardanici, loro componenti di base, consigli e trucchi su come identificare il produttore, serie e dimensioni e vi mostrerò come misurarlo tutto chiuso. Iniziamo! Gli alberi per prese di forza o alberi cardanici sono ampiamente utilizzati sulle macchine agricole. Li vediamo montati sui coltivatori, rotopresse, falciatrici, macchine da raccolta e molte altre applicazioni. Trasferiscono la potenza di una fonte di alimentazione all'attrezzatura, ad esempio dal trattore all'attrezzo. Quando un albero cardanico è il collegamento principale tra trattore e attrezzatura, lo chiamiamo albero primario. Se viene utilizzato da qualche altra parte su una macchina, ad esempio per collegare due riduttori su una falciatrice, lo chiamiamo albero secondario. Quindi, con quale tipo di albero cardanico hai a che fare, primario o secondario? E per quale applicazione? Fammi sapere nei commenti, già che ci sei, metti mi piace e iscriviti per rimanere aggiornato sui nostri video. Gli alberi cardanici possono essere suddivisi in due categorie principali, alberi standard e alberi omocinetici. Generalmente un cardano standard ha un angolo operativo fino a 25 gradi. È costituito da due forcelle di collegamento, due crociere, due forcelle a tubo profilato. Il tubo a profilo interno ed esterno e la protezione di sicurezza. Il secondo tipo è un albero cardanico omocinetico. Questi alberi vengono utilizzati quando è necessario operare temporaneamente su angoli superiori a 25 gradi. Un cardano omocinetico è costituito sostanzialmente dagli stessi componenti di un albero cardanico standard, tranne che un albero cardanico omocinetico ha un giunto omocinetico su un'estremità. L'ultimo tipo di cardano che voglio citare sono gli alberi cardanici omocinetici doppi. Sono costituiti dagli stessi componenti dell'omocinetico singolo, ma il giunto standard è sostituito da un secondo giunto omocinetico. Potrebbe essere necessario un albero cardanico omocinetico doppio quando entrambi i giunti sono notevolmente sfalsati l'uno dall'altro. Un componente su cui voglio concentrarmi in particolare è la forcella di connessione, che collega l'albero al tuo trattore e alla tua attrezzatura. Sono disponibili in diverse dimensioni, configurazioni e stili di chiusura. Le dimensioni più comuni sono le seguenti. Queste sono le standard del settore, ma ci sono più dimensioni di connessione tra cui scegliere, come con foro cilindrico o cilindro con chiavetta. Quando si tratta di stili di bloccaggio delle connessioni, ci sono molte opzioni fra cui scegliere, come collare, bullone di bloccaggio, cono di bloccaggio, perno di spinta e tipi di mozzo o flangia. Tuttavia, una cosa importante da tenere in considerazione è che sull'albero primario, l'albero principale tra il trattore e la macchina, alcuni tipi di bloccaggio non possono più essere montati. Ciò è dovuto alle normative UE che sono state recentemente aggiornate. Si chiamano norme N12965-19, hanno a che fare con la sicurezza e riducono il rischio di aggrovigliamento. Gli stili di bloccaggio non più consentiti sono le forcelle a collare con molla scoperta e le forcelle a perni di spinta esposti. I perni a pressione coperti o protetti sono ancora ok. Nella prossima parte di questo video vorrei darti alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarti a identificare il tuo cardano, poiché capire quale marca e serie di cardano hai e devi sostituire può essere piuttosto stressante. I seguenti passaggi dovrebbero aiutarti. La prima cosa che puoi fare è dare un'occhiata alla protezione che protegge e copre il cardano. Ci sono scritte o segni di marchi su di esso. A volte può essere difficile leggere le scritte e le targhette sulla protezione perché è danneggiata o ricoperta di fango. Anche se riesci a leggere il testo, devi comunque procedere con cautela e fare alcuni controlli aggiuntivi, poiché ci sono alcune persone creative là fuori che potrebbero avere modificato il cardano. Ciò che è scritto sulla protezione potrebbe non coincidere con la realtà. Un altro componente a cui vorrei dare un'occhiata da vicino è la crociera, che è il componente che fornisce la maggior parte delle informazioni per poter determinare marca, taglia e serie. Potrebbero esserci alcune informazioni nel mezzo del corpo che ti daranno un'indicazione. Ma ancora una volta il componente potrebbe essere illeggibile o danneggiato con l'usura, nel qual caso dovrai misurarlo. Innanzitutto utilizzare un calibro digitale per misurare il diametro interno e la lunghezza della crociera. Ecco un suggerimento per professionisti. Se il tuo perno a croce proviene da un cardano omocinetico, i due diametri del cappuccio sono generalmente diversi l'uno dall'altro. Anche le lunghezze a due campate di solito differiscono l'una dall'altra. In una crociera i diametri del cappuccio sono generalmente uguali. Lo stesso vale per le lunghezze delle campate. Quando la crociera è inserita nel giunto completo non è possibile misurarlo facilmente. Se questo è il caso, ecco un modo semplice per misurarlo.
tutto ciò che serve è un calibro digitale e due dadi standard. I diametri dei cappucci è possibile misurarli nei diametri delle forcelle dove si inserisce la crociera. Per la lunghezza della crociera posizionare un dado su ciascuna estremità del perno a croce, prendere la misura e poi semplicemente sottrarre lo spessore dei due dadi. Questo ti darà quindi una buona indicazione della lunghezza della crociera che ti aiuterà a identificare il produttore e la serie. Se le dimensioni della crociera non ti danno una risposta chiara sul produttore, allora potrebbe essere necessario controllare i tubi profilati, gli elementi scorrevoli dell'albero cardanico. Sono di forme diverse e a seconda della forma e delle dimensioni è possibile determinare il possibile produttore e la serie. Alcune forme e profili che potresti incontrare sono limone, triangolare, stella e quadrata, per esempio. È importante chiedersi: nel tubo misuro il tubo all'interno o all'esterno? Alcune dimensioni dei tubi si sovrappongono e vengono utilizzate su più serie. Quindi su una serie bisogna misurare il diametro interno, in altre misurare il diametro esterno. Quindi come li misuri? Se ha forma di limone come questo, misura la larghezza. Se è triangolare, misura da punta a lato opposto e misura lo spessore. A forma di stella, misura la distanza tra i due punti interni opposti della stella. Quattro angoli, misura sugli spigoli e lo spessore. Con queste informazioni combinate con le dimensioni delle crociere, dovresti essere in grado di identificare il produttore e la serie dell'albero. L'ultima cosa su cui voglio concentrarmi è la misurazione della lunghezza tutto chiuso del cardano, che è importante capire quando stai cercando di sostituire un albero cardanico completo. Per gli alberi cardanici standard questo è abbastanza facile, assicurati semplicemente che il cardano sia completo e nella posizione completamente chiusa, ora misura semplicemente la distanza da centro crociera a centro crociera. Per gli alberi cardanici omocinetici è necessario essere un po' più specifici, poiché i giunti omocinetici hanno due perni trasversali al loro interno. Alcuni produttori, principalmente quelli che utilizzano tubi con profilo a stella e limone, specificano la loro lunghezza del cardano tutto chiuso dalla crociera sul giunto gradangolare. I produttori che utilizzano tubi a profilo triangolare generalmente specificano la loro lunghezza del cardano tutto chiuso dalla crociera trasversale interna sul giunto omocinetico. Bene, per ricapitolare ciò di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo discusso di diversi tipi di alberi cardanici standard e omocinetici e di come scoprire se il tuo è un cardano primario o secondario. Entrambi i tipi di cardano hanno componenti leggermente diversi. Uno dei più importanti è la forcella di connessione, disponibile in molte dimensioni e tipi di bloccaggio diversi. Per decidere quale tipo è possibile utilizzare, è necessario considerare gli standard aggiornati N12965-19 sulla sicurezza. Successivamente abbiamo parlato dei modi per identificare l'albero cardanico. Il primo modo è controllare la scritta sulla protezione oppure il codice sulla crociera. Se non puoi, dovresti misurare il diametro e la lunghezza della crociera. La misurazione può essere complicata in un giunto completo, nel qual caso dovrai usare il trucco che ho descritto usando i dadi. Dovresti anche controllare e misurare il tubo profilato e ricordare la forma del tubo determina come deve essere misurato. Infine, se stai cercando di sostituire il cardano completo, vorrai anche sapere come misurare l'albero tutto chiuso. Se desideri dare un'occhiata all'assortimento di alberi cardanici che offriamo in Crampe, dai un'occhiata al nostro webshop qui. Questo è tutto per oggi. Le basi sugli alberi cardanici. Spero di esserti stato utile. Se sei interessato, abbiamo molti altri video che potrebbero piacerti. Quindi clicca mi piace e iscriviti per rimanere aggiornato sul nostro canale. Grazie per la visione. Saluti.